Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale perché siamo arrivati a 1400 iscritti. A 1500 iscritti farò un video speciale, quindi non perdetevi che magari faremo qualche pazzia. Quindi commentate, commentate, commentate. Io vi risponderò, perché io rispondo sempre a tutti i commenti. Continuate a sostenermi, mi raccomando. Tanto ve lo dirò anche dopo, a fine del video. Un saluto a tutti qui da qui Pippo. Avete visto l'unboxing di questo bellissimo anello per YouTube, TikTok e tutti i social che volete. Al momento, come potete vedere, la luce che ho in questo momento è sempre dal mio softbox, perché io fino adesso ho registrato i miei video attraverso questa luce, questo ombrello softbox con 8 angoli, quindi ottagonale. Diciamo che la luce è molto più ovattata, perché la lampadina che ci ho messo è una lampadina di Alexa, molto intelligente. Se volete vedere il video delle lampadine di Alexa lo trovate direttamente qui sopra, quindi cliccate qui sopra e andrete al video. Ma come avete visto, quando andiamo a accendere la luce ad anello il risultato diventa un pochettino diverso, perché la luce è molto molto sparata, ma la sua particolarità è che quando l'accendiamo lui vi sparerà negli occhi questo anello, quindi vi farà degli occhi anellosi, per dire. E sì, avete visto me che faccio il modello con gli occhi tutti così, ma in realtà era solo per vedere se questa cosa funzionava, e devo dire di sì, funziona molto bene. E un'altra particolarità è il fatto che la luce che emana è molto molto forte, quindi quando andrete a fare uno shooting o dovete fare un video su YouTube, nei social o dove voi vogliate, avrete una luce davvero ottimale per un video, anche per delle fotografie. Infatti adesso vi faccio vedere che al momento sto registrando col mio softbox, ma vorrei farvi vedere come registra con l'anello. Infatti io adesso vado a spegnere il softbox. Ecco, spegni studio. Okay. E vado ad accendere l'anello.
vedete che già la luce cambia, io mi sto vedendo qui perché ci possiamo vedere. Devo dire che la luce è già forte, ma è appena acceso, perché infatti se io aumento di potenza ha una luminosità davvero pazzesca. Infatti io, se vi devo dire la verità, non riesco a tenere gli occhi aperti, sono bianco bianco. Allora lo teniamo così, adesso è molto sparaflesciato, devo dire. Sì, se lo teniamo a un livello un po' più così, come potete vedere, sì, si può vedere così. Io se parlo chiaramente mi fa quegli occhi rotondi, perché questa luce fa quell'effetto, e ho una luce ottimale per poter fare un video. Devo dire che mi piace parecchio, anche se all'inizio, quando facevo i video, tendevo a colorare il mio video un po' più con una colorazione fredda, e però mi hanno fatto notare che comunque una colorazione come questa, un pochettino più calda, rende un video molto più caldo, molto più piacevole da vedere. Infatti in questo caso io vorrei mantenere sempre un video con una colorazione molto calda, infatti questo probabilmente non lo terrò, lo utilizzerò in qualche altra occasione, come fare un photoshooting con la mia macchina speciale Fujifilm, e utilizzerò sempre il mio softbox da studio, perché mi piace di più l'effetto ovattato che fa, anche se l'effetto con gli occhi a ring mi piace, è una bella cosa. Infatti anche se abbiamo messo la potenza al minimo, lo possiamo notare, possiamo notare sempre questo effetto del ring. Diciamo che possiamo dire che sì, è molto bella la luce più calda, molto bello anche avere una luce bella potente, molto chiara, che infatti nei video è molto consigliato fare questo, utilizzare una luce adatta per i video, perché ti rende la pelle più morbida e via dicendo. Allora facciamo così, io in un prossimo video, adesso vado ad abbassare un po' la luce, in un prossimo video potremo fare un paragone tra l'anello e il softbox. Adesso abbiamo visto come si vede in questo caso, ma possiamo andare tipo a fare uno shooting e vedere qual è la differenza tra una luce con il softbox o una luce ad anello, quindi possiamo vedere molto più in dettaglio come funziona e qual è la luce più adatta a noi, a quello che dobbiamo fare. Quindi tornando a noi, quale vi piace di più, l'anello ring o il softbox? Fatemelo sapere nei commenti, quindi scrivetemi nei commenti, e se volete sostenermi con il canale potete iscrivervi qua sotto, esattamente qui, e accendere la campanellina, perché mi darete un aiuto a poter sostenere questo canale e portarlo avanti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Telegram, così potrete ricevere tutte le offerte di Amazon che mi si presenteranno, e io ve le posterò e voi potrete risparmiare dei soldini e avere quello che desiderate. Quindi sempre qui sotto in descrizione troverete il link per accedere al mio canale Telegram. Quindi noi ci rivediamo alla prossima, e rimanete sintonizzati e ciao! Ah!